Ciao ragazzi, sono Falconero e oggi sono qua con l'immancabile weekly del sabato mattina, il video in cui facciamo il punto sulla settimana appena trascorsa e ce la facciamo a quella che verrà. Allora, è stata una settimana divertente per certi versi, perché è un periodo in cui non solamente il mio canale, ma tutti i canali, gran parte dei canali in circolazione in Italia e chissà magari anche all'estero sono sotto attacco, stanno tentando di rubare i canali, tant'è che avrete sicuramente avuto modo di imbattervi in qualche video di YouTuber che dicono: ah, mi hanno rubato il canale, mi hanno fregato il canale e mi hanno sottratto il canale e aiuto il furto, la cosa. Sì, perché diciamo che di base se si è un pochino poco svegli, diciamo così, in questo periodo il rischio c'è. C'è perché si sono moltiplicate le email truffa ai danni dei content creator, ovvero email in cui ti dicono: ciao, caro nome a caso, vogliamo investire sul tuo canale con il famosissimo programma per PC, puliscimi sta cippa, ti offriamo 2000 dollari, li vuoi? E solitamente uno cosa fa quando legge del famosissimo software per pulire il PC, pulisci sta cippa? Va su Google e dice: esisterà pulisci sta cippa? Perché non mi sembra di averlo mai sentito. E nota che non esiste. O meglio, che se scrivi pulisci sta cippa esce fuori altro. Ecco, tanta gente c'è cascata. E quindi si è fatta mandare puliscistacippa.exe, l'ha aperto e che cosa succede? Quando si aprono questi software, in pratica viene clonato Chrome, Firefox o chi per loro e in sostanza ti rubano le credenziali d'accesso e riescono a entrare direttamente nel tuo account YouTube, a prescindere dal fatto che tu abbia impostato autenticazioni a 2, 3, 50 fattori. Io non ci sono cascato perché, ripeto, sono un pochino, un po', no? Tanta gente purtroppo ci sta cascando. Io spero che sto video possa servire anche in tal senso. Cioè, quando vi mandano una mail, a prescindere dal fatto che siate su YouTube o vi occupiate di qualsiasi altra cosa, prima di cliccare su un link, prima di rispondere, prima di credere che avete un parente in Sudan che va lasciando 3 milioni di euro e che ne servono 500 per sbloccare il bonifico, fatevi due domande. Fatevi le due domande, perché sennò poi fate la figura dei babbei, no? Ecco, cosa che purtroppo mi viene da dire alcune persone a volte rischiano di fare, ecco. Però a me fa troppo ridere, perché a me me ne stanno arrivando 3 al giorno ormai. Sempre di più mi offrono. Siamo arrivati a cifre incredibili per dei video introduttivi di 10 secondi. Tu, se non ti va bene la cifra, diccela tu. Allora uno potrebbe: 1 milione d'euro, te dicono di sì. Perché tanto poi non te li danno, intanto ti mandano il software, intanto prova il software. Allora io dico: ma se io, YouTuber, dovessi pubblicizzare un software, no? E questo software non esiste sul web, ma che pubblicizzo? Che va a cercare la gente? Anche, cioè, anche lì, no? Un minimo di... Capisco che quando ti fanno vedere il soldo sotto al naso, tanta gente comincia a sbavà, però no? Facciamoci due domande. In senso che questo vuole essere un richiamo alla logica, non solamente per chi sta sulla piattaforma, ma in generale. Non vi fate abbindolare da tutte le cacchiate che vi raccontano in questo periodo, perché nell'epoca del web è facile fare una cliccata storta. A me è arrivato, per esempio, segnalo anche sta cosa, ultimamente mi stanno arrivando anche email da parte di YouTube, dove si spacciano per YouTube dicendo: guarda, lo vuoi il badge di verifica? Clicca qui. Molto seducenti, no? Completa la procedura di verifica del badge per diventare sempre più famoso. Sono truffe anche quelle. Per cui controllate sempre l'origine dell'email. Verificate i link prima di cliccarci sopra. Ci passate con la manina o col mago, col puntatore, con qualsiasi cosa abbiate come puntatore. E leggete sotto a che link porterebbe la cliccata. Se vedete dei link di 7 km e mezzo con tutti i codici alfanumerici, è probabile che vi stiano fottendo qualcosa. Per cui ragionateci. Detto ciò, torniamo a noi. Extrafalco funziona, raga. Per qualche arcano motivo la strategia dello spostare, alcuni scopriamo, di là sta pagando. E io non avrei mai immaginato, ma sta pagando molto più di quanto avrei mai immaginato. Che è la cosa che mi ha destabilizzato. Cioè, noi siamo arrivati a un punto in cui
a volte qui alcuni scopriamo, nonostante ci siano ormai quasi 120.000 persone, si fermano a 3.000, 3.500, poco rispetto a video di critica che magari stanno sui 10-20.000, video di serie che facciamo tipo For Honor, FIFA, che stanno sui 10-15.000, insomma molto più bassi. Li metto su Extra Falco, dico vabbè, se fanno 3.500 qua, di là faranno 500, considerando che ci sono adesso, siete in 11.000 di là. No, stanno a fare 2.000, 2.500, cioè praticamente poco meno rispetto a quello che si fa qui, nonostante là ci sia un decimo, anzi meno di un decimo, della community che abbiamo qua. Questo fa riflettere tanto, perché testimonia una volta in più quanto su questa dannata piattaforma, a volte, le nicchie siano ciò che funziona meglio. Cosa ci insegna tutto questo? Che settorializzare su sta piattaforma è la chiave per far arrivare meglio i contenuti. Per cui io sto riflettendo tanto insieme a Lisa in questo periodo per fare in modo di settorializzare sempre di più quel che facciamo, affinché quel che facciamo non si perda. Perché io non ci credo che su 120.000 persone 3.500 sono interessate a Li Scopriamo. Sono troppo poche. Non ci credo che la community è composta da gente a cui Li Scopriamo non interessa, anche perché poi se vai a sentire mi sono perso questo, mi sono perso quell'altro, e poi appunto non si spiegherebbe perché poi su Extra Falco Li Scopriamo macinano come poche cose al mondo. Per cui cosa accadrà? Cercheremo di fare ulteriori esperimenti in questo periodo. Non sto facendo cose, cercando, avrete visto in questi giorni una piccola raccolta dedicata alle avventure grafiche, per cercare di spingere i titoli magari meno conosciuti in altro modo, in altri format. Vedremo cosa funzionerà di più, vi terrò aggiornati come sempre ogni settimana sulla base di quelli che saranno gli esperimenti, anche affinché le cose possano essere utili per eventuali altri creator che magari ascoltano questi video e che possono trarne qualcosa di buono per la loro attività, a prescindere dal fatto che si occupino di videogiochi o meno. Ma la regola del settorializzare e concentrarsi su una certa tipologia di prodotti, una certa tipologia di argomenti, funziona comunque a prescindere su tutto. Per cui tenetelo presente. Quindi i test continueranno, se vi interessano in particolare gli indie un po' meno noti, sappiate che appunto su Extra Falco li troverete, per cui andate a fare una cliccata, per una volta ve lo dico, mi autosponsorizzo, io che non lo faccio mai, andate su Extra Falco, buttate un'iscrizione lì, perché là appunto concentreremo molti Scopriamo, sebbene qui continueranno ovviamente a esserci, perché come vi dicevo, non è che noi stiamo levando da qua per mettere là, stiamo mettendo di là cose che qua non ci sarebbero comunque, per cui è un guadagno, sebbene lì appunto a livello di ricavi sì, ovviamente è bassissimo, perché il canale è piccolo, considerato poco da YouTube, gli algoritmi non ci mettono mezza pubblicità che funzioni, ma solamente quelle cose veramente inutili che fruttano tipo un centesimo ogni 1500 views, meraviglioso. Però appunto non c'è interesse in questa fase. Questo è uno dei tanti benefici dell'avere degli abbonati, che ringrazio, perché attraverso il sostegno di chi si abbona noi possiamo fare cose che non fruttano una cippa, come Li Scopriamo su Extra Falco, nella speranza che poi il progetto decolli anche di là. Per cui abbonati, I love you, come dico sempre al Panterone, per chi mi segue su La Casa dei Falchi. Detto ciò, settimana piena, perché abbiamo appunto cominciato a riportare For Honor, che continuerà a tornare, probabilissima serie di video anche su Praetorians, e come avrete visto finalmente mi sono deciso a fare questa benedetta Master League, che partirà penso a giorni, non appena avremo concluso le votazioni per questo mio ennesimo progetto fuori da testa. Insomma, sta andando tutto molto molto bene in quest'ultimo periodo, siamo quasi a 120.000, sono contentissimo, perché appunto è un periodo in cui nonostante i test stiamo crescendo, o forse grazie ai test stiamo crescendo di più. La media è sempre molto buona, state arrivando a frotte in quest'ultimo periodo, sono veramente contento di come sta andando tutto, perché nonostante si stia lavorando molto di più del solito, dico la verità, stiamo facendo veramente gli straordinari degli straordinari degli straordinari degli straordinari, però le cose vanno, quindi sono veramente contento. Oggi ci sarà, salvo colpi di scena, un Q&A, appunto alterniamo il meglio di con i Q&A, e in settimana cosa arriverà? Allora, domani vedrete un nuovo presso disegna da Incubo, anche lì. Tra l'altro, meraviglioso, cioè il primo video ci siamo divertiti un botto e sono stato contentissimo che vi siete divertiti voi a guardarlo. Tant'è che vi dico, se avete altri siti tipo
presto disegna, quick draw, quello che è, segnalateceli, perché li possiamo usare per i video domenicali e in qualche modo, tanto so che su internet è pieno di questi siti un po' così particolari, se ne avete che vi piacciono, segnalateli così che si possano usare. In settimana poi vedrete anche, spero, Dreams, finalmente, dopo le parentesi con Playcraft abominevoli. Ce n'è una che non so se l'avrete già vista a questo punto. Da una parte spero di no, da una parte spero di sì, perché è terribile, ma mi sono divertito un botto a montarla, per cui spero che vi divertirete anche voi a vederlo. Tornerà Ultimate Epic Battle Simulator, video già pronto ma non ho trovato spazio per pubblicarlo in questi giorni. E poi ci sarà, per la gioia di tutti gli amanti del gioco, a breve un ritorno su The Division 2. Poi vi spiegherò bene in che termini, ma appunto ci sarà di che parlare e qualche potenziale sorpresa pure, per cui diciamo che non ci si ferma mai in sto periodo. Non posso ancora, ne parleremo settimana prossima, regà. Per il resto, che dire, qua andiamo bene, sulla Casa dei Falchi si fa sempre da paura, stiamo parlando un po' di attualità anche lì, un po' di calcio, chiaramente quello è un argomento molto molto costante, e preparatevi che pure di là qualche piccola sorpresina in ottica cinema ci sarà. Stiamo preparando un piccolo format, tra l'altro nato da un canale che io seguivo tantissimo e che seguo tuttora con piacere, che è quello di Antonio Cianci da Cattafilm, so se qualcuno di voi lo conosce. Faceva un format che a me piaceva tantissimo, che io cercherò di riproporre ma in chiave mia, e ovviamente ringraziando lui per l'idea, perché è lui che l'ha lanciato quel format. Poi capirete quando lo faremo. Ad ogni modo, ragazzi, niente, io per adesso vi saluto, vi ringrazio come sempre, un abbraccione a tutti quanti, grazie per tutto, per il sostegno un po' dappertutto, qui sui canali secondari, su Twitch, ovunque, su Amazon, ragazzi, grazie veramente, perché se abbiamo, lo ripeto sempre perché è la verità, se abbiamo la forza di fare tutto quello che facciamo, la voglia, la determinazione, il desiderio di fare sempre qualcosa in più, di trovare sempre un modo per migliorare, per portarvi sempre più cose, è grazie al supporto che si percepisce giorno dopo giorno in maniera sempre più intensa. Perché un abbraccione veramente a tutti, passate un bellissimo weekend e noi ci vediamo alla prossima.